Buongiorno da Simona alla Torrata. Via libera del Senato alla mozione di maggioranza sulla TAV che impegna il governo a ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione sull'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia. Nessuna crisi di governo, assicurano Di Maio, capo politico dei 5 Stelle, e Salvini, leader della Lega. Al via i bandi per l'assunzione di 6.000 navigator che dovranno guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di un posto di lavoro. Il test di selezione consiste in un quiz di 100 domande, attese almeno 60.000 richieste. Sono state individuate due sagome sul Nang Parbat, la montagna pakistana dove 12 giorni fa si sono perse le tracce dello scalatore italiano Daniele Nardi. Nelle prossime ore è previsto un sopralluogo con elicotteri. Accusati di violenza sessuale e maltrattamenti su minori, stamattina a Taranto sono stati arrestati una donna e due uomini. Secondo le indagini, i minori, affetti da disabilità mentale, sarebbero stati abusati per anni dalla madre e dal compagno. Tornerà in vasca Manuel Bortuzzo, la giovane promessa del nuoto che lo scorso 3 febbraio è rimasto ferito in una sparatoria all'Axa, perdendo l'uso delle gambe. Sta bruciando le tappe della riabilitazione. Qui sono tutti fantastici, ha affermato il padre del ragazzo, riferendosi al personale del centro di riabilitazione romano Santa Lucia. E per il momento è tutto, grazie per l'attenzione. Le breaking news tornano alle 14.